Vuoi sapere di me? Mi chiamo Barbara Migliaccio Spina e sono nata in Calabria, un paesino che si chiama Locri. La realtà calabrese mi è sempre stata un po' stretta, nonostante mi ha dato tutti i principi che mi sono portata avanti poi nella vita. E a 18 anni ho deciso di andare via, di andare a Roma per seguire un sogno, di riuscire a scoprire me stessa. La cosa più difficile che io ho riscontrato in questo percorso è il fatto di essere una donna nel campo della ristorazione. Già essere una donna in generale nel mondo del lavoro non è semplice, è molto molto complicato se vuoi uscire fuori veramente. Ho preso gli studi di cinema. Quando guardi un film puoi scoprire la vita di un sacco di persone, riesci a vivere le vite degli altri. Sono cresciuta nel mondo della ristorazione, che ha un lato spettacolare in sé, cioè noi siamo tutti attori spontanei. Ho pensato quale fosse la parte della ristorazione, dell'hospitality, che mi permettesse di avere contatto con il pubblico e riuscire a creare qualcosa, e quindi il bar, mancava il lato creativo. Ho trovato poi la mia strada, che comunque considero artistica, perché tutti i giorni, nel momento in cui io lavoro, quando lavoravo al ristorante, in sala e adesso al bar, io riesco a interpretare una parte che è sempre sincera, sono sempre me stessa, ma cambia in base a chi ho davanti poi, no? È come se tu ti prendessi cura di tantissime persone diverse tutti i giorni, proprio entrare nella sua vita. E quando fai bene il tuo lavoro, le persone si confidano con te. E attraverso la gestualità, attraverso la costruzione di un drink, quando porti un piatto e quindi vedi l'espressione delle persone cambiare, perché in quel momento le stai rendendo felici non solo per quello che stanno bevendo, perché tu stai trasmettendo la tua energia e la tua passione. Quello che mi dà soddisfazione e mi fa tornare a casa piena di adrenalina e di gioia. A livello professionale, ho imparato una cosa, che nel momento in cui tu sei nel pieno delle tue forze e quindi stai seguendo un percorso e sei completamente in focus verso quel percorso, tutto il resto si destabilizza. Sorgono sempre poi delle difficoltà che possono essere dovute al fatto di dover dimostrare chi è il capobranco, no? Ho sempre lavorato per raggiungere un obiettivo di soddisfazione personale. Mi sono ritrovata tante volte in contesti in cui c'erano soltanto uomini e c'ero io. Non ho un carattere facile, non sono una che abbassa la testa, e quindi questo mi ha portato tante volte a ritrovarmi in situazioni molto molto pesanti. Uscivo, andavo a bere, mi sedevo al bancone da sola e osservavo questi grandi barman che componevano i loro drink. Ogni volta osservavo tecniche nuove, le ripetevo, e sono andata a lavorare per la prima volta in un bar dove sarei dovuta essere seguita da un grande head bartender che mi ha abbandonato dopo 5 giorni, e Barbara si è ritrovata da sola a gestire un bar. E l'ha fatto, ci sono riuscita veramente. Questo bar a cocktail a Parigi cercava nuovo personale per il bar. E io non ho esitato un attimo a seguire il mio istinto. Sono tornata lunedì a Roma, mercoledì mi sono licenziata da lavoro, giovedì ho preso l'aereo e sono partita per Parigi. Parigi! E niente, ho scoperto Parigi. Ho scoperto Parigi e a un certo punto ho pensato, ma io vorrei vivere qui. Tenta quello che desideri nella vita, perché può accadere e devi essere pronto a viverlo. Io ho 34 anni, avevo un posto fisso a Roma, avevo la mia casa, i miei amici, mio fratello, la mia macchina, la mia vita. Non avevo proprio il cuore leggero, ecco, diciamo così. Messo piede sul suolo parigino ho pensato, oh mio Dio, che cosa ho fatto? In questa città che mi ha fatto una paura incredibile, è stata super ostile nei miei confronti. Ritrovarsi qui, non avere la sensazione di vittoria, è stato veramente
traumatizzante in qualche modo, ma non ho mollato, sono rimasta e ho aspettato, ho cominciato a lavorare e piano piano ho capito che il lavoro che avrei dovuto fare veramente sbarcata in questa città era un lavoro di conoscenza personale. Una mattina mi sono svegliata, mi sono guardata allo specchio ed ero di nuovo io. Ero Barbara. Credo che ognuno di noi abbia un percorso da seguire formato da tante strade. Cioè io quando guardo dietro di me sono arrivata a quello che sono oggi proprio perché ogni tanto mi fermavo e ripensavo a tutto quello che ero riuscita ad affrontare nella vita, no? E non ho mai accettato compromessi né dagli altri e né da me stessa. Tutti i giorni noi affrontiamo una tempesta di onde gigantesche e tu riuscirai a essere fare solo le onde che superi. L'esterno è semplicemente la proiezione dell'interno. Nel momento in cui io ho sorriso, tutti mi hanno sorriso. E la cosa più straordinaria è che questa sensazione non finisce mai ed è sempre nuova, perché non è mai la stessa onda, no? Per questo che una volta che cominci a fare surf non puoi più smettere. E una volta che ti svegli nella vita non puoi più smettere. È la stessa cosa. A seconda della persona che ho davanti riesco a capire quello che la persona vuole in quel momento. Quindi soddisfare l'esigenza del momento. Ci sono alcune pietanze che mi riportano al mio passato, al momento dell'infanzia, al momento dell'adolescenza. È come un profumo, quando un profumo ti ricorda qualcosa. Allora attraverso i tuoi drink tu fai fare un'esperienza al cliente, che è visiva, perché ti vede costruirlo, perché ha un colore, olfattiva, perché gli regali un profumo, e poi il sapore e la tua energia. Continuare a dimostrare quello che ero come persona e come professionista, cioè continuare il mio percorso di lavoro seguendo una certa linea, sempre verso l'obiettivo di dare qualcosa a qualcuno, cioè di trasmettere, di far fluire questa energia. La potenza di questa energia si rivela soltanto per chi è pronto a guardarla veramente. Il fatto di poter trasmettere questo coraggio e di far capire, soprattutto alle donne che ho incontrato, che possono realizzare tutto quello che vogliono. E non sono cazzate, non è un modo di dire, cioè io sono fermamente convinta. Credo che la donna non si sia resa conto ancora del suo potere. Non parlo di potenzialità, io parlo proprio di potere, vero.